Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Relatore, pareri all'articolo 20. Tutti contrari, Presidente. La ringrazio, relatore di minoranza. 20.3, favorevole. 20.1, immagino favorevole. 20.1, sì, scusi. Anche il 20.3, favorevole. E anche il 20.2, favorevole. Perfetto, governo. Conforme al relatore di maggioranza. La ringrazio. A questo punto, 20.1, contrario Commissione e Governo. Onorevole Pini, prego. Grazie Presidente. Brevemente, per le medesime ragioni, ma qui addirittura stiamo parlando di imprese di autotrasporti e non di studenti che si recano in maniera privata sul territorio italiano per esercitare il loro sacrosanto diritto a uno studio in un paese membro, comunque in uno Stato straniero. Qui stiamo parlando di un articolo che dà esecuzione a delle agevolazioni a delle imprese di trasporto albanesi sulla base di accordi internazionali che nessuno va assolutamente a contestare, però anche qui sono pieni gli archivi del Ministero dell'Interno, della Polizia Stradale, dei Carabinieri di sanzioni elevate a imprese di autotrasporto straniere anche di Paesi membri. Qui stiamo parlando in questo momento di un Paese terzo, anche se ne chiederà prima o poi l'annesione all'Unione Europea, di mezzi che operano trasporti in condizioni tariffarie che sono abbondantemente sotto al minimo sindacale italiano, senza nessun tipo di assicurazione. Sono fermati costantemente, sono state rilevate più infrazioni di questo tipo qui. Allora, se si deve dare un'agevolazione delle imprese di trasporto albanesi, almeno che ci garantiscano che i mezzi che circolano all'interno del nostro paese abbiano una copertura assicurativa. Se neanche questo è stato tenuto conto da parte dello Stato, pur anche qui di essere terzomondisti all'eccesso, insomma, stiamo veramente scivolando nell'assurdo. La ringrazio. Contrario Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza, votazione è aperta. Rondini, chiedo scusa, a titolo personale. Revoco la votazione. Sì, grazie Presidente. Come diceva il collega Pini, qui noi con questo emendamento introduciamo semplicemente una garanzia per la sicurezza sulle nostre strade. Ci fa specie che questo governo non accolga questo emendamento, che è un emendamento di buon senso, e dimostra il governo dimostra in questa occasione una certa schizofrenia, perché se da un lato viene modificato il codice della strada e viene introdotto l'omicidio stradale, e dall'altra non si capisce per quale motivo, per garantire anche la sicurezza sulle nostre strade,